Buongiorno amici, ma soprattutto amiche di My Own Workout. Ritornano gli appuntamenti con i podcast. Oggi, se non ricordo male, perché non sto più tenendo il conto, a dire la verità, dovremmo essere all'appuntamento, alla puntata numero 18. E di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di un tema che infastidisce parecchi, perché in molti veramente non vogliono sentire parlare di questi argomenti, perché forse sono infastiditi da tale argomentazione. E qual è questo argomento? L'argomento di oggi è, anzi sono, i tempi di recupero corretti a livello fisiologico dopo determinate distanze di gara che si affrontano in modo come gara target, quindi gare tirate con un certo impegno fisico. E c'è in letteratura podistica, o del running se preferite, una regola d'oro, anche detta Golden Rule, sui tempi di recupero in giorni di alleggerimento, che in pratica dà una traccia di orientamento per quel che concerne gli adeguati quanti giorni o i giorni, diciamo, ottimali di recupero dopo gare appunto tirate. Ora, molti potrebbero logicamente farmi notare, e giustamente, non lo nego, che ognuno è diverso e ogni singolo individuo risponde a un certo tipo di carico in allenamento, e di conseguenza anche i tempi di recupero variano di persona, da persona a persona, questo indubbiamente è vero. Però, ed è anche legato a, ecco, una cosa molto importante che non se ne parla mai abbastanza. E i tempi di recupero sono anche strettamente correlati alle proprie abitudini alimentari e abitudini di vita. Questo è innegabile. Ad ogni modo, non è un caso se diversi campioni del passato che hanno seguito questa Golden Rule, tra poco vi andrò a parlare, hanno avuto carriere anche, diciamo, quasi trentennali seguendo questa regola. Allora, in cosa consiste questa regola? È una regola molto semplice e non è una scienza spaziale. In pratica questa regola dice di far seguire ad una gara tot giorni di recupero quante sono le miglia di gara percorse. Quindi in questo caso avremo dopo una gara tirata di 5 km 3 giorni di sessioni di recupero, 10 km 6 giorni di recupero, 13 giorni dopo la mezza maratona, scusate, e 26 giorni dopo una maratona. Maratona sono 26 miglia e qualcosa, quindi sono, diciamo che c'è questo mese di recupero. Allora, è importante rimarcare e sottolineare questo fattore importante. Non è che con tempo di recupero e tot giorni di recupero si intenda il non fare più niente, ma si intende uscite blande, sicuramente non richiami di qualità dopo nella prima settimana dopo la gara, che è stata la gara target o comunque gara obiettivo, da cui usciamo fisiologicamente, mentalmente magari, e fisicamente a livello generale provati. In questo lasso di tempo, in base al chilometraggio di gara, si faranno dei richiami di corsa di mantenimento, rigenerazione, quello che viene definito light jogging, comunque un jogging facile, una corsetta facile, o comunque dove si dà spazio
ha molte attività aerobiche alternative, qua si può spaziare da tutto il mondo dell'aerobica in stile fitness, si possono provare discipline nuove, comunque che non siano pesanti né dal punto di vista fisico e né quantomeno dal punto di vista mentale. E si fa questo in generale dopo gare, come dicevo, tirate o comunque intense, soprattutto per da far sì che il meccanismo della supercompensazione entri in atto in maniera ottimale. A questo proposito bisogna sempre considerare cosa succede a livello fisiologico dentro le fibre muscolari. Quindi se noi prendessimo un microscopio e andassimo a vedere la distruzione delle fibre muscolari dopo lunghe gare su strada, che possono essere dalla mezza maratona in su, sicuramente rivaluteremmo il concetto di adeguato recupero. Logicamente, se le gare sono affrontate come gare di avvicinamento in un'ottica di percorso verso una gara obiettivo, la tal gara non dovrebbe lasciare strascichi importanti e disagi muscolari tali da compromettere il proseguo della settimana di allenamento. Io qua me lo sottolineo, sto parlando di gare tirate, target, dove si dà tutto o quasi e l'organismo richiede l'adeguato recupero. Ci sono diverse metodiche da seguire, che si possono seguire in base alle scuole di corsa. Normalmente dopo distanze come i 5 km o i 10 km i carichi vengono modulati in percentuale in ribasso rispetto alla scheda di riferimento, quindi al pieno programma. Normalmente si ha nella fase, ad esempio nei 6 giorni di recupero dopo una 5 o una 10 km si abbassano i carichi sia in quantità che qualità, almeno io faccio in questo modo, di circa il 75%. Quindi il discorso su distanze corte è molto più adattabile e flessibile. Più precisi bisogna essere nelle manovre di recupero e supercompensazione per distanze come la mezza e la maratona. Normalmente cosa consiglio di fare dopo una mezza e dopo una maratona? Qual è la tempistica giusta che secondo me, ripeto, ribadisco e sottolineo, secondo me non è una regola assoluta e un Vangelo scritto, secondo me, e almeno dalla mia scuola di corsa, noi mettiamo in atto questi tempi di recupero. All'incirca sono 6 settimane di riavvicinamento ad un pieno programma dopo la maratona. Le settimane 1, la prima e la seconda settimana dopo la maratona riguardano essenzialmente una corsa facile o addirittura recupero attivo di vario tipo con altre attività aerobiche. Nella settimana 3 e 4 ricominciamo ad inserire delle corse un po' più lunghe. Nella settimana 5 e 6 si aggiungono sessioni di qualità, qualche fartlek facile, si ricomincia a rimettersi in un pieno programma e dopo la sesta settimana si riprende la piena programmazione, si possono fare progetti per nuovi obiettivi. Più o meno la falsa riga è seguita da un recupero sulla ottimale, sulla mezza maratona,
anche qua la settimana di recupero post mezza all'incirca sono un paio, quindi una quindicina di giorni. Nella prima, nella seconda settimana si fa corsa facile del jogging leggero o attività aerobiche variegate anche in multisport. Nella settimana 3 si ricominciano a inserire sessioni lunghe e nella quarta settimana o dalla quarta settimana si aggiungono sessioni di qualità e poi dopo la quarta settimana si rientra in un pieno programma o in una riprogrammazione verso un obiettivo. C'è anche tutto un discorso molto importante da fare sulle manovre di alleggerimento pre-gara, che si chiama tapering, questa manovra o taper, e anche qui bisogna lavorare in modo individualizzato sulla singola persona, ma ci sono anche qua delle golden rules da seguire e su cui vi invito, se avete curiosità, a contattarmi, scrivermi nei commenti. Potrebbe anche essere argomento di un prossimo podcast o video. Ad ogni modo, queste sono linee guida preventive che hanno consentito a diversi atleti, soprattutto nel passato, perché i fisiologi e gli scienziati, tra virgolette, scienziati sportivi dell'epoca si ricordavano spesso di rimarcare l'importanza di queste fasi di recupero e di darne risalto tanto quanto i carichi scritti in una tabella, in una scheda, che sono queste fasi rivestono un'importanza equivalente, se non addirittura più importante. Alla domanda, ok, rifacendoci a quello che hai detto in apertura, quali sono stati questi grandi atleti del passato che hanno seguito queste linee guida? Allora, uno dei più grandi maratoneti nella storia recente e che ha seguito strettamente queste linee guida è stato l'australiano Rob De Castella, di cui vi metterò un link in descrizione di collegamento a Wikipedia, e la neozelandese Lorraine Muller. Quest'ultima ha avuto una carriera quasi trentennale, vincendo quasi tutte le majors di maratona e quasi completamente priva di infortuni, proprio per il fatto di aver strettamente aderito a queste linee guida. Poi, logicamente, sull'onda dell'entusiasmo, un atleta, soprattutto se non seguito da un preparatore o un allenatore, può fare di testa sua, ma bypassare i tempi di recupero sull'onda di magari periodi di ottima forma o di buoni risultati può essere causa di potenziali infortuni. Ne abbiamo esempi costanti, giornalieri, purtroppo. E quindi da allenatore, e qualsiasi buon allenatore che si rispetti, deve rimarcare spesso su questi argomenti, anche a furia di risultare anche noioso o ripetitivo, ma in troppi ci si concentra eccessivamente sul carico, su quello che c'è da fare nelle schede, bypassando le fasi di riscaldamento, le fasi di defaticamento, le fasi di stretching e le fasi di supercompensazione, di cui il tema del podcast odierno ha fatto riferimento,
e con cui ho avuto piacere ricordarvi la cosa ancora una volta. Molto bene, vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, 15 minuti di podcast. Come sempre, se avete domande scrivetemi ai link che trovate in descrizione, ai soliti canali. Molto importante che mettiate un bel like e vi iscriviate al canale. Buoni allenamenti, guardate sempre l'allenamento in modo lungimirante, con una mentalità aperta. Tutti i tasselli di una preparazione atletica, tutti i fattori sono importanti: carico, scarico, riposo e supercompensazione e i giusti tempi di recupero. The Golden Rules. Un saluto, un abbraccio a tutti e come sempre a bombazza!